disassemble it and reassemble it. Oh yeah. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Ciao a tutte patatini e patatine. Sono strafelice perché sto registrando con le nuove softbox che Andrea mi ha regalato per Natale. E per culo, dico per culo, sono arrivate prima di Natale. Speravo proprio arrivassero subito perché non vedevo l'ora. Poi in mezzo alle feste non si sa mai quando arrivano i pacchi. Se qualcuno di voi interessa, il link nell'info box. La spedizione è stata velocissima, però l'imballaggio non tanto, perché due lampadine sono arrivate rotte. Però come vedete l'illuminazione è fantastica, sono favolose, occupano un sacco di spazio. Infatti la cameretta è praticamente inagibile perché è impossibile camminare in mezzo a ste cose. Inizio subito questo Christmas haul perché sono straeccitata, ho un botto di roba e spero di non finire tipo domani. Inizio con un sito che si chiama Bags Me Too. Mi ha contattata circa 2-3 settimane fa e questo ragazzo, insomma cinese, mi ha contattata dicendomi se volevo 3 prodotti scelti da loro. Io all'inizio ho detto ma che me li scelgono loro. Sono andata sul sito, ho visto che c'erano un sacco di cose bellissime e tutte fatte veramente molto bene, sembrava dal sito, e alla fine ho detto ma sì dai, facciamoci inviare queste 3 cose. Allora niente, nel giro di neanche una settimana mi è arrivato tutto e ragazze, quando ho aperto il pacco sono rimasta scioccata letteralmente. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è questa borsa che è fatta stra bene, è bellissima, è viola come i miei capelli, più viola acceso ovviamente, però è veramente bellissima, cioè ha... non lo so, credo di essermi veramente innamorata di questa borsa. Stracomoda, stracapiente, pratica, 3 scomparti, quello centrale con la zip dove appunto inserisco il portafogli che vi farò vedere, e altri 2 aperti praticamente dove mettete altre cose. Ha anche una tracollina, oltre che poterla portare a braccio, insomma la potete portare anche a tracolla, ce la posso fare. E niente, come vi ho detto è fatta veramente molto molto bene. Arriva con una bustina di protezione, fatta così, tutta morbida. E questa è la borsa. Oltre alla borsa, gli altri 2 prodotti che mi hanno inviato. Ah, dentro la borsa poi troviamo la cartolina con dentro tutte cose scritte che sinceramente non mi sono preoccupata di leggere. Poi mi hanno mandato questo paio di occhiali strabello e la custodia è semplicemente fantastica, come potete vedere è tutta trapuntata. Abbiamo all'interno anche qui la carta, il pulisci occhiali e questi occhiali che sono favolosi. Anche questi tutti straimballati benissimo, ogni pezzo aveva la sua bustina di protezione. Io ovviamente le ho tolte, ho tenuto solo questa per farvi vedere. Sono bellissimi, forse sarò ripetitiva, monotona, comunque sono veramente chic e mi piacciono un sacco. E per ultimo prodotto che mi hanno inviato, questo portafogli, e questo è adorabile, cioè hanno azzeccato benissimo tutti questi 3 prodotti. Io ringrazio, non so quanto capiranno però da questo video. Sono rimasta veramente letteralmente scioccata e mia madre era presente e fa oh mio Dio quante robe! E niente, il portafoglio è fatto in questo modo, ha anche questo 2 divisori e uno centrale con la zip per le monetine e uno in questo scomparto qui. Continuo con Dresslink e ho scelto un botto di cose su Dresslink. Infatti mi hanno dato un budget e io come sempre ho fatto tipo razzia di tutto. La prima cosa che vi faccio vedere è questo colbacco, ovviamente pelo pintissimo, ha queste orecchiette che dovrebbero simulare un orsetto o qualcosa ed è fatto in questo modo. Molto carino anche questo, è molto eccentrico, infatti cioè io sono eccentrica, però questo colbacco è davvero eccentrico, quindi è un po' di boh. No, lo userò sicuramente, però cioè mi guarderanno un sacco di persone con sto coso. Ho scelto, io avevo ordinato una donna. Ehi tu vieni qua. Avevo ordinato una gonna tempo fa, tipo l'anno scorso, ed era fatta come questa magliettina qua. E quando ho visto questa magliettina indossata sui vari social, insomma Instagram, cose varie, ho detto caspita però è bella anche la magliettina, allora ho ordinato la magliettina. Non è fatta benissimo come quella di Romwe, il tessuto è diverso, questa parte qui è più morbida, quella di Romwe è più dura, si vede che è proprio un simil tulle. Forse essendo più morbida è più comoda da indossare, perché l'altra gonna è veramente, cioè la metti e così sta. E niente, le maniche non sono tanto lunghe, io avendo le braccia abbastanza lunghe mi sa che mi arriverà in questo punto qui. Ho preso una cintura nera, semplicissima, mi avanzavano un po' di soldi all'ultimo mentre ho deciso tutti gli altri capi, ho detto vabbè prendo una cintura nera, che io non ho cinture nere. E allora ho scelto questa semplicissima cintura nera, non ve la faccio neanche vedere più di tanto, è una semplicissima cintura nera. Poi ho preso, piena di pelucchi perché l'altra maglietta... non lasciate pelucchi, questa che è un maglioncino verde, l'ho scelto verde perché io non ho niente di verde a Natale, quindi ho detto beh prendiamo un maglione verde.
Questo è in acrilico, molto molto morbido, non punge, è davvero basico come maglione. Io adoro i maglioni in tutte le salse e quando posso cerco di prenderli praticamente sempre perché io sono una maglione dipendente. Io l'inverno lo adoro per i maglioni, infatti poi vi farò vedere anche questo che andiamo avanti. Poi ho preso il Kigurumi, mi pare si chiama, comunque è un pigiama, il classico pigiamone che utilizzano anche nei cosplay. E questo qua sarebbe di Stitch, mi pare, perché Lilo è la bambina, vabbè comunque. Questo qui è bellissimo. Ah, favolosa con i dentini! Allora ragazzi, questo è di una morbidezza incredibile. Sembrano quelle copertine dove ti metti lì e le accarezzi ogni volta, cioè davvero fatto strabene. Il retro c'ha la codina. Poi ho trovato un sacco di altri siti che vendono i Kigurumi e cioè ce ne sono di tutti i colori, di tutte le salse, di tutti i tipi. Io ho visto anche lo stregato e prima o poi ce la farò ad averlo. Ho preso questo che è un giubbotto che oramai avete visto dappertutto, c'era anche la Sbi. Ciao Ele! C'era anche il mio amore Luanna Perez. E niente, è già da un anno che lo volevo ordinare, però ho detto vabbè, non ero mai convinta, alla fine questa volta mi sono convinta e l'ho preso. È tutto leopardato di peluche e il pelo è, sì, morbido, neanche troppo. Adesso abbiamo toccato il Kigurumi che è stramorbido e questo, il Kigurumi è più morbido. L'interno è in questa parte di ciniglia, quindi il cappuccio e i laterali sono di ciniglia. Poi ho preso, non so perché, non chiedetemelo, io sono piena di giacche, ho voluto prendere, non l'ho mai avuto in tutta la mia vita, un classico bomberino, però quelli di quelli lunghi. Questo ha la particolarità di avere il cappuccio col pelo, che l'ho, ci ho messo 50 anni per attaccarlo perché è bottoncini. E poi è fatto davanti, nella parte davanti, con questi bottoncini qui di bellezza. Vabbè, questa parte qua si attacca, questa parte no invece. Ed è davvero molto molto semplice, è un classico bomberino lungo, cioè semplice davvero. Poi ho preso queste due scarpe simil UGG, un paio di stivaletti color cammello bassi, che non li ho mai avuti bassi così, e un paio più alti color cioccolato bellissimi, quelli proprio simil UGG che hanno la parte davanti tipo corsetto, molto molto belli, che di solito in teoria li hanno fatti sia dietro che davanti gli UGG. E io ho voluto prendere questi, se c'erano quelli dietro li prendevo subito, ma non li ho trovati. Questi sono tutti imbottiti dentro, anche questi, e non li ho ancora indossati, quindi non vi so dire se sono comodi o meno, ma credo sicuramente di sì, quindi veramente bellini anche questi. E poi non ho preso un vaso, ma questo è il vaso di casa mia dove ho messo tutte le cosine per non perderle. Ho preso questa rotella con dentro tutti tipo le borchiettine, i cuoricini, i puntini per simili borchiettine, sempre per le unghie. Questi occhiali da nerd con le lenti praticamente trasparenti, cioè con le lenti di plastica che non hanno gradazione. E sono fatti così, proprio da nerdona. Non so perché li ho ordinati, non chiedetemelo. Io a volte metto nel carrello e c'ho proprio a cavolo. Non ho mai ordinato accessori su questi siti, però ho voluto provare e sono rimasta molto soddisfatta. Li ho già aperti e li ho riposti di nuovo nelle bustine. Ho preso questo pacchettino da 5 braccialetti, misto perle e strass e fiori. Molto molto carino questo qua sul panna. L'ho preso anche azzurro e rosa, cioè questi tre sono veramente carinissimi e sfiziosissimi. Poi ho preso questi che sono un mix di perle bianche e perle cromate con tipo dei ciondolini attaccati, tipo c'è la Torre Eiffel, il brillantino. Poi per ultimo questo che è un insieme sempre di braccialetti un po' rosa, bianco, oro e anche qua delle applicazioni molto molto carine. Da Rose Wholesale ho preso un maglione per mia cognata che sarà un regalo di Natale, non credo guarderà questo video quindi lo dico tranquillamente, che praticamente vi metterò la foto qui. È una felpa che arriva appena sotto il sedere, ma neanche troppo, non è tanto lunga, con la zip laterale e questo cappuccio particolare con l'interno leopardato morbidoso. Lei l'ha voluto, lo cercava, lo vedeva praticamente ovunque, lo voleva, dai cinesi al mercato, non l'ha mai trovato, allora gli ho fatto la sorpresa, gliel'ho ordinato e a Natale glielo regalerò. Siccome è impacchettato, quindi non ve lo faccio vedere, vi metto semplicemente la foto. L'unica cosa che l'ho aperto, l'ho provato io, è molto leggero il tessuto, quindi è una felpa molto leggera. Sul sito sembra un bel felpone pesante da poter utilizzare anche come giacca, invece assolutamente no. Poi ho preso questa per ultimo che è doveva essere un cappotto anche questo. Sono rimasta un po' delusa dai vestiti di questo sito perché di solito mi sono sempre trovata bene, però i capi che si vedevano in foto dal vivo non sono poi così eccezionali, nel senso sembravano magari più pesanti, fatti meglio, invece dal vivo niente di che.
Tipo questo è un maglione, perché non è un cappotto, è un maglione stramorbido, questo è favoloso davvero, tipo il kigurumi, veramente molto molto morbido, però sembra un pigiamino quando ve lo mettete, è aperto, non ha bottoni né niente, è un semplice cardigan corto. Vi faccio vedere dall'ultimo sito che si chiama Yoins, è arrivata questa giacca, mi hanno fatto scegliere solo una cosa, dal sito sembrava proprio con me, cioè un chiodo, un simil chiodo però imbottito, peluscioso, fuori molto molto morbido che sembra quasi alcantara e all'interno tutto peluscioso. Questo l'ho indossato già, non puzzava assolutamente di acrilico, è venuto davvero in odore, nel senso non sapeva di niente. L'interno, come vedete, è tutto peluscioso e riscalda un sacco, questo ve lo devo dire, cioè davvero io non gli do un euro a sto sito, ho detto vabbè. Però davvero questo giubbotto l'ho indossato all'evento di Sabon per tutto il giorno a Milano, avevo questa e sopra questo e stavo morendo letteralmente dal caldo, cioè tipo che sotto questa io non ho niente, perché già solo questa riscalda un sacco, più questa stavo sudando, quindi veramente riscalda tantissimo e qua inizia veramente a far freddino. Poi io e la mia mamma siamo andati da Tally Whale, e mi ha regalato questa maglietta molto molto morbida, anche queste sono sul morbido, io peluche, tutte cose pelusciose e morbide, io vado matta proprio. Questo maglioncino tutto peloso e morbido con allegata questa sciarpa che ho messo sempre all'evento, e sembra quasi un manicotto, però si può utilizzare anche come manicotto, perché no? Però è proprio una sciarpa, voi la indossate e vi rimane tutta in questo modo, molto molto morbida e bella, e se non sbaglio questa è in edizione limitata. Poi siamo andati dai cinesi e la mia mamma, e ho voluto prendere queste scarpe che sono la fine del mondo. Cioè, almeno per me sono stracomode, strabasiche, ma veramente fighe. Le ho indossate già tutto il giorno a Milano, quindi ci ho camminato proprio a voglia, e avevo i piedi che... non lo so, sembrava di avere delle sneakers, davvero molto molto comode, e la gomma è straleggera, la zeppa davanti è bella alta, quindi non vi piega tantissimo la pianta del piede, sono davvero stracomode, hanno questa zip di bellezza e all'interno un'altra zip per inserire appunto i vostri piedini qui dentro, davvero molto molto belle, poi con i leggings ci stanno da dire. E poi la mia mamma mi ha preso da Calzedonia queste tipo calze antiscivolo, dietro hanno questi cosi glitterati di antiscivolo a forma di fiocchi di neve, e davanti c'è Rudolph, io chiamo oramai Rudolph tutte le renne, ed è questa rennina col cappellino, la sciarpina, bellissime, e queste ancora, come vedete, non le ho indossate, aspettate di farvele vedere. E poi mi sono arrivate robe make-uppose da Morphe Brushes, che è un brand abbastanza noto almeno per le americane, e qualche italiana, non lo conoscono tutte. Sono stata contattata da loro da Instagram, tramite Instagram mi hanno notata e mi hanno mandato una mail, io ci sono rimasta davvero malissimo quando ho visto la loro mail, ho detto oddio, non ci posso credere. È arrivato tutto un intero kit di pennelli, questi sono i pennelli quelli, adesso non mi ricordo il nome preciso della linea di questi pennelli qui, però sono tutti quelli cromati, bellissimi, stra morbidi, ma non è solo il fatto della morbidezza in sé, ma è proprio la forma con il quale sono fatti, tipo questo qui che ha una forma molto particolare insieme a questo, cioè davvero sono molto molto carini. Poi questo gel liner mi hanno inviato, che ovviamente anche questo devo utilizzarlo, e tre palette che quando le ho swatchate, eravamo io, mia mamma e Sara, eravamo di ritorno da Milano, e si è rimaste tutte malissimo dalla scrivenza di queste palette qua. Allora, la prima palette è questa qui, che è una palette rettangolare. Qua abbiamo tutti i blush, cioè sono una cosa pazzesca. Io li tocco appena e questi mi lasciano il colore, cioè veramente favolosi, fantastici. Questo tra l'altro assomiglia a Orgasm di NARS. E poi mi hanno mandato queste due palette. Allora, qui non ci sono segnati i nomi sul sito, mi pare che una si chiama Glamour Shimmer e l'altra Glamour Matte. Non sono sicura, perché l'ho vista appunto quella sera stessa per vedere i prezzi. I prezzi non sono neanche tanto alti per la scrivenza e la qualità di queste palette, quindi davvero, la mia amica, siamo andati a vedere perché la mia amica Sara le voleva acquistare, perché è rimasta davvero colpita. E siamo andate a vedere il prezzo, infatti, cioè veramente basso 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 rispetto a tante altre palette che magari non scrivono un ciufolo. Questa è quella matte, come potete vedere, e ha dei colori fantasmagorici, sta scriventi. E poi qui invece abbiamo la shimmer, con tutte e due con lo specchietto e due applicatori ai lati, come sempre, come ogni palette. Non lo so, io non vedo l'ora di truccarmi con questi colori. Ho aspettato anche qui perché fino a che non faccio i video, non li faccio vedere, non mi va di rovinare tipo le cialdine, no? Li ho solo sbocciati e basta, perché poi quando inizi a usarli con i pennelli si fanno tutti i micropigmentini, le micropagliuzzettine in giro. E niente, questo era tutto. Spero di non aver parlato per troppo 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 tempo e che comunque vi abbia tenuto compagnia. Io vi mando un grosso bacio e vi rimando al prossimo video, che lo filmo subitissimo, non so quando lo caricherò, spero presto. E niente, alla prossima, ciao patatini e patatine. Muah!